Reggio Calabria, via Melacrino, 30 luglio scorso, ore 16. La gente è lì per comprare le sigarette, ma la tabaccheria non apre. C'è la polizia, è tutto chiuso. Perché Mariella non apre? Abbiamo capito che era successo qualcosa di molto grave. Ma come? Ma è successo qualcosa? Dice no, la tabaccaia è stata uccisa. Se la ricordano tutti, Mariella, la tabaccaia. Una bellissima persona. Molto socievole. Molto dolce come persona. Mi sono sentita male. E insegnava lettere. Non era sposata. Ha dovuto curare prima il papà, poi la mamma, poi il fratello e quindi non ha avuto mai... Ma... Era sola, poverina. Mariella, 66 anni, potrebbe chiudere la tabaccheria e godersi la pensione. No, no, voleva stare là perché per... dice, vedo gente, mi passa la giornata, perché era sola ormai, capito? La tabaccheria è l'unico contatto col mondo di questa donna. Apre tutti i giorni, tranne quel 30 luglio. Stavamo uscendo e abbiamo visto la porta aperta, cosa inusuale. Abbiamo chiamato il 113, due agenti sono entrati con una pila e hanno chiamato il cognome che abbiamo chiesto noi, si chiama Rota, Rota. Signora Rota, signor Rota, a dire così, dopo un attimo sono usciti fuori stravolti. Dice che era straziata, era stravolta completamente. Ma dicono con, non so come chiama, macete. E poi la spezzettata, il collo, le mani, le dita. Neanche le bestie fanno quello che ha fatto questo qua. Questo qua è un filippino di 43 anni. Dice che era uno che giocava sempre al Superenalotto, non vinceva mai, se la prendeva con lei perché non la faceva vincere. E come tutte le persone che giocano, che bevono in continuazione, era esaltato. Dice che perdeva in continuazione e dice che poi ha dato la colpa a lei. Dice, sei tu che mi porti male. È morta veramente per questo, Mariella. Il filippino viene arrestato, ma non confessa.